Buonasera, con grande piacere che ci ritroviamo qui all'Istituto. Abbiamo degli ospiti di eccezione. Ovvero Roberto Esposito, Massimo Cacciari, Carlo Galli. Siamo qui per merito di Roberto Esposito, perché ha pubblicato di recente un libro su temi che hanno segnato fortemente questo ultimo biennio orribile, cioè immunità comune biopolitica all'epoca della pandemia, gli Einaudi. Io avrei infinità di cose da dire, quindi bisogna dire poche introduttivamente. La prima è questa, e cioè che questo libro ha, diciamo, si dice sempre, grande merito, ma certamente è proprio una caratteristica intrinseca, di elevare una voce, finalmente, da un ambito, una voce filosofica, in un ambito, diciamo, quello della cosiddetta biopolitica, che tranne sì, rare, pregevolissime eccezioni, ma insomma, era sembrato un po' o silente o cauto. Io non sono elusivo, quindi dico come sempre quello che Certo. penso in questi 2 anni. Un po' sorprendentemente, perché sembrava proprio, come dire, è come quando uno deve tirare un calcio di rigore. No, non sa che fare se si guarda dall'altra parte. Insigne fa così. Vabbè, però proprio per questo non è ben visto, diciamo così. E invece Roberto ha preso l'iniziativa, diciamo così, e ha costruito un libro molto equilibrato, in cui si rende conto anche dei problemi, tanti che in questo biennio sono emersi, si cerca di reinquadrarli in una genealogia, anche rivendicando giustamente l'aver posto a suo tempo, io non credo averla recensita Communitas, per cui tanto tempo fa, Ah, così ecco. posso insomma, lo ricordo, quelle 2 opere, Communitas e Immunitas, viste come connesse, appunto, cioè due nozioni in realtà costitutivamente connesse. Il libro ripropone questa connessione sostanzialmente, e credo anche giustamente vede in quello che è accaduto una conferma in qualche modo di questa connessione, e anche diciamo così, dai rischi però di essa, trae delle avvertenze per il futuro. Ma insomma, diciamo, poiché io avevo capito che diciamo, la biopolitica fosse anche critica del biopotere. Ecco, questo libro si pone sul crinale, perché da un lato è un po' critica del biopotere, e dall'altra, diciamo, è un tentativo di render conto come dire, di un intero orizzonte ontologico, in qualche modo, che viene segnato. Quindi la dimensione della critica c'è, ma forse bisogna andare persino oltre essa. C'è un punto che introduttivamente tengo a leggere, perché penso che sia importante, che vada anche sviluppato, quello che spesso è mancato ai governi nelle politiche della pandemia, anche al netto di errori di valutazione e applicazione, di ritardi, inadempienze e contraddizioni, è stata la capacità di discernimento e distinzione tra modalità modalità protettive e modalità costrittive della vita individuale e collettiva. Ecco, credo che questo sia un punto comune. Poi magari su altre cose abbiamo letture diverse o più critiche, più radicali, la mia, forse anche quella di Massimo. Però credo che questo sia un terreno comune, cioè la spiegazione di questa, che non è una contingenza, un banale errore. Ma io credo che sia un nodo costitutivo, strutturale, così come lo sia, per brevità lo dico così, il fatto che si fa di tutto per dare ragione a Carl Schmitt, nel senso che fra ricerca di capri espiatori, discriminazione inumana-umanitaria, il vario genere, e che poi torna, che viene replicata anche quando si parla d'altro, sembra oramai un topos, diciamo così. Ovviamente l'infinita questione dell'emergenza eccezione,
su cui ci sono delle pagine molto equilibrate di Roberto che sottolineano le distinzioni, allo stesso tempo, come dire, mettono anche un po' in guardia. Io sottolineo con forza questo aspetto. È chiaro che emergenza è diversa da eccezione, ma sappiamo tutti che facilmente scantona l'una nell'altra. Non solo perché la dittatura commissaria può facilmente diventare dittatura sovrana, ma perché poi c'è una dimensione temporale e di indeterminatezza, appunto, contestuale, che fa sì che a volte si abbia veramente l'intenzione, l'impressione che diciamo così, che l'emergenza fattasi quotidiana e amministrativa sia la nuova forma del governare. E forse è l'unico modo per governare, persino. A quel punto mi chiedo, non è una nuova eccezione? Magari non quella smittiana, costituente e puntuale, forse largamente destituente per tanti aspetti, ma certo si fa fatica a tenerla nei margini dell'emergenza, nei quali anche giuristi, molti giuristi tendono a tenerla, ma anche giuristi molto bravi come Massimo Luciani, che ha scritto di recente un libro sulla Salus, in cui sostanzialmente, pur riconoscendo i rischi e parlandoci poi a voce, ancora di più li riconosce, però insomma, tutto sommato l'idea è lo Stato di diritto attenuto. E io per esempio penso allo Stato di diritto no, come abbiamo avuto delle belle discussioni. E forse è meglio che ci facciamo i conti con tutto ciò, anche perché, su questo, il libro si concentra in un capitolo importante sulla democrazia, e diciamo sulla forma politica, e mette in evidenza non solo i rischi, riprendendo anche Schmitt, il Russo Schmitt, diciamo le tendenze cosiddette plebiscitarie, cioè, ma che poi quello che conta veramente è quello che c'è sullo sfondo, cioè il peso della rappresentazione simbolica nell'idea della promessa democratica, diciamo così, ecco. Quindi il peso di ciò che torna, perché torna da Hobbes, dal momento Hobbesiano, no? In qualche modo. Ma anche il fatto, quindi questo da un lato è un'eredità, è qualcosa, è un ritorno di qualcosa che sta nella tradizione, no? Moderna e anche nella crisi del Novecento. Ma dall'altro poi c'è qualcos'altro, perché quella che viviamo probabilmente è una sorta di torsione, così, come la vogliamo definire, tecno-autoritaria, una tecnopolitica il cui unico fine è la neutralizzazione definitiva della politica come eccedenza. E questa è una cosa nuova, perché se si vuole, è l'effetto estremo della neutralizzazione politica di cui parlava Schmitt nell'epoca delle neutralizzazioni e delle spoliticizzazioni, ma in una modalità, essendoci il vettore tecnologico e scientifico, tale che Schmitt sembra una cosa così, sembra in fondo ancora una situazione affrontabile, quella di cui parla lui, sotto gli occhi dei russi. Oggi c'è da essere molto più inquieti, sotto l'occhio, non sempre so, dei russi, forse dei russi, ma temo di Tucidide, della trappola di Tucidide. Questo come introduzione, e anche un ringraziamento perché, diciamo, ci ha rimesso tutti insieme e ci ha dato, e soprattutto ha preso parola, ecco, diciamo, che credo sia importante. Do per primo, perché Massimo, diciamo la cosa così, con Massimo Cacciari, la parola a Carlo Galli, che sarebbe stato con noi volentieri, ma è a Orvieto, so, ma insomma si è reso disponibile e lo ringraziamo a collegarsi molto per questo. Prego, professor Galli. In realtà non sono a Orvieto, perché non sono andato nemmeno lì per motivi personali, diciamo. Buonasera a tutti. Io farei una cosa piuttosto semplice, cioè comincio con lo spiegare, credo forse non inutilmente, che cosa c'è scritto in questo libro e qual è la ratio di questo libro, per poi fare emergere eventualmente momenti di interrogazione. Allora, qui abbiamo quello che Roberto definisce un libro sull'avvitamento delle due categorie di immunitas e communitas. Con questo termine, avvitamento, Roberto intende il fatto che
le due categorie esistono in modo puro soltanto a livello nominale e in realtà la loro esistenza, e anzi la loro essenza, consiste nel rinviarsi continuamente l'una con l'altra, nel senso che l'immunità difende dal male incorporando il male e ridirigendo il male nei confronti di chi doveva essere difeso. Questo è il movimento della immunità. Il movimento della comunità, a sua volta, consiste nel fatto che la comunità dovrebbe essere il nulla in comune, cioè l'avere in comune soltanto il dono del munus, e invece, e dunque essere infinitamente aperta, e invece, al contrario, non esiste, non è possibile che una comunità non si chiuda, cioè non ponga in essere dinamiche immunitarie, non si chiuda verso l'esterno, cioè non si determini. Ecco. Allora, l'immunità ha come obiettivo la difesa, ma produce anche l'attacco. La comunità ha come essenza il dono, ma produce anche, non può esistere se non attraverso la difesa, cioè l'esclusione. Dunque c'è una negatività incorporata nelle due categorie, una negatività che non ha alcun aufebum, non ha alcuno sviluppo, cioè è semplicemente il fatto che entrambe alludono ad una inconsistenza della politica, suppongo che si possa dire, della politica moderna. Una inconsistenza è il fatto che contiene, la politica è essenzialmente squilibrio. Detto in un altro modo, la politica è un continuo rinviarsi di pulsioni, sia difensive, securitarie, sia offensive, dove l'offesa può essere portata verso l'esterno, ma può anche essere portata verso il corpo stesso che dovrebbe essere difeso. Dunque, il concetto di immunità prevale su un generico concetto di biopolitica. Biopolitica è una nozione ereditata da Foucault, sul quale Roberto si dilunga, ma insomma adesso ne parliamo, ma con carenze nello stesso Foucault che Roberto sottolinea e che possono essere, carenze teoriche, che possono essere in qualche modo superate, che possono essere in un qualche modo ridotte dalla introduzione del concetto di immunità nella accezione che abbiamo detto, che allude poi in ultima istanza al concetto di istituzione, cioè di una forma che è al tempo stesso capace di fornire una qualche stabilità e al tempo stesso aperta al conflitto, cioè aperta a ciò che la rende instabile. Allora, detto questo, si può dire che il libro si porta verso la ricostruzione attraverso la nozione di immunità versus insieme a comunità, alla ricostruzione della modernità attraverso coppie di dispositivi concettuali che hanno una doppia faccia, che possono essere forma decisione, che possono essere ordine conflitto, che possono essere apertura e chiusura. Cioè, Roberto dà una torsione semantica, diciamo così, biologica, affronta una questione dal lato biologico, ma immediatamente scopre che quella questione è politica e ripercorre la storia filosofico-politica della modernità, mostrando come la politica moderna sia sempre costituita da una pulsione securitaria, ordinativa,
da una parte, e dall'altra quella stessa funzione securitaria ordinativa contenga in sé il rischio della insicurezza e della dissoluzione della forma. E le due categorie, immunitas e communitas, non sono opposte, ma sono compresenti, si coimplicano, come, per adoperare il richiamato Schmitt, si implicano la forma e la decisione. Cioè, ma l'implicazione vuol dire che quando c'è forma c'è al tempo stesso una possibilità di decisione, cioè una possibilità di destrutturazione della forma, dove decisione va intesa in senso forte, evidentemente. Allora, in questo libro, dentro questo quadro teorico, abbiamo un capitolo dedicato alla scoperta che la medicina è politica, che attraverso tre figure di immunologi straordinariamente adatti ciascuno allo spirito della nazione che li ha espressi, Jenner, Pasteur e Koch. E Roberto, molto bene, in modo molto, molto interessante e molto avvincente, ricostruisce le traiettorie attraverso le quali questi medici hanno capito che cos'è l'immunità e ne hanno capito il peso politico. Poi abbiamo questo capitolo sulla democrazia, quale accennava Geminello Pretelossi, che nel quale si dimostra quella che Roberto chiama l'esito autoimmunitario della democrazia, cioè che la democrazia è una forma impossibile. Perché quella degli antichi, molto giustamente, quella degli antichi, cioè quella del Logos Epitaphios di Pericle, Tucidide, è una democrazia di risulta, cioè che si afferma nonostante la democrazia, no, cioè la tesi di Pericle, la democrazia è stata sempre calunniata, io vi dimostro che riusciamo a essere presentabili, anzi, scuola dell'Ellade, nonostante siamo una democrazia. Cioè l'apparato dei valori e l'apparato aristocratico. Ma diciamo quella moderna, e qui certo c'è un'influenza molto, molto evidente, secondo me, della lettura che ne dà Schmitt, cioè quella moderna è una democrazia che esiste in quanto ha l'elemento aristocratico della rappresentanza, oppure diventa quella informità che è il potere costituente. In ogni caso è essenzialmente instabile. Il passaggio dalla instabilità alla stabilità, e questo è un punto che Roberto non sottolinea perché non è nelle sue corde, ma il passaggio dalla stabilità alla instabilità è poi la sovranità, cioè quella che detiene l'interruttore che muove. In ogni caso, l'idea di fondo è noi stiamo tutti quanti lavorando per smantellare, e questo è abbastanza strano, per smantellare un'idea che abbiamo attribuito ai liberali, cioè che esiste il soggetto solido e pieno, esiste l'ordine che è completamente separato e diviso dal disordine, esiste la difesa dell'ordine, che è tutta nelle nostre possibilità. La cosa impressionante è che questa è una linea di pensiero che ha accomunato da tempo persone della nostra generazione, no? Dimostrare che quella duplicità in realtà è una contraddizione interna, non esterna. Bene, nel frattempo, lo ricordava Pretelossi, il mondo cosiddetto liberale queste cose le sapeva benissimo e le ha messe in pratica col nostro sconcerto, che infatti siamo qui a dirgli: ma allora non sei liberale, allora sei schmittiano. Che è il paradosso del nostro tempo, cioè che
persone che hanno passato la vita a criticare il liberalismo, quando il liberalismo mostra la sua vera faccia, dicono: ma come ti permetti di essere non liberale? Come puoi essere così diverso da ciò che noi credevamo tu volessi essere? Poi adesso su questo voglio dire una cosa alla fine, ma insomma, e dunque quella di Roberto è una lettura con una semantica, diciamo, biologica, ma delle contraddizioni interne della forma politica moderna attraverso alcuni autori chiave, Hobbes sullo sfondo, Rousseau è una ipotesi, Schmitt è un'altra ipotesi, cioè lo stare insieme di ciò che sembra non stare insieme. Questo è ciò che esce da questo capitolo. Poi c'è il capitolo su Foucault, in cui Roberto difende Foucault dalle accuse di un illuminista spietato come Flores d'Arcais, e un po' anche dalle mie, che non erano accuse a Foucault, ma ad alcuni foucaultiani troppo disinvolti. E giustamente Roberto dimostra lì che Foucault è tutt'altro che estraneo al pensiero storico, cioè è tutt'altro che estraneo alla determinazione storica delle sue categorie, anzi dalla storia le tira fuori, per cui, per carità, questo va benissimo. Certamente alla fine di quel capitolo anche Roberto afferma che vita e politica in Foucault, dopo tutto, sembrano costituire due blocchi pensati separatamente, e invece si tratta di pensarli insieme. E pensarli insieme è un compito che affida Roberto, affida alla categoria di immunità, ma complicata come la pensa, come l'ha complicata lui, con quella di comunità. Poi abbiamo il capitolo sostanzialmente sulla modernità, cioè sulla lettura all'interno di una semantica biologica del grande percorso moderno visto dalla fine, cioè visto da pensatori, il più anziano dei quali è Nietzsche e poi c'è Heidegger, insomma, cioè dalla fine della modernità, la modernità vista come un'impresa securitaria, come un'impresa di concettualizzazione securitaria del mondo. No? L'immagine del mondo, dopo tutto, non è altro che il tentativo rassicurante di togliere di mezzo il rischio, di togliere di mezzo l'alterità, di togliere di mezzo ciò che ci sfida, e l'idea che il soggetto, attraverso la ragione strumentale, riesce a decostruire l'oggetto, a trasformarlo in concetto, cioè in un grafico. Benissimo. E che tutto ciò è al tempo stesso anche perdita e violenza. Perdita e violenza. E questo è visto in modo diverso, in modo raffinato, attraverso Heidegger e Nietzsche, Freud e Girard, Luhmann, verso il quale Roberto dimostra una sensibilità speciale, e poi Derrida, Sloterdijk. Ovvero sia, tutta la costruzione moderna è una costruzione immunitaria che è al tempo stesso anche autoimmunitaria. E infine il capitolo sulla pandemia. Sulla pandemia, nella quale, secondo Roberto, il nesso fra immunità e comunità si manifesta in modo eclatante e sostanzialmente nuovo, cioè l'immunità, essendo un concetto di separatezza e dunque sostanzialmente di privilegio e dunque di pochi, diventa invece il criterio attraverso il quale si forma e si produce ciò che è comune. Cioè l'immunità, quando è richiesta a tutti, diventa qualcosa di nuovo. L'immunità diventa l'immunità comune. Ora, questo non è ancora successo del tutto, è successo all'interno di determinate forme politiche, ma non è successo a livello globale. Roberto spiega che un vettore in un qualche modo destinale del, comunque possibile, non possibile, della immunologia è di far sì che vi sia un'unità del mondo
attraverso la immunizzazione di tutti. Una comunità formata da immuni e immuni che formano una comunità. Ora, questa idea naturalmente urta il fatto empirico che la lotta alla pandemia attraverso i vaccini è stata una... Mentre la lotta alla pandemia nella sua prima fase, cioè attraverso la determinazione spaziale sovrana, cioè il confinamento, è una lotta che può essere posta in essere da tutti, senza troppo dispendio, la lotta alla pandemia attraverso il biopotere, cioè attraverso la immunizzazione attiva di gran parte della popolazione, questa lotta è costosa, è difficile, richiede un'organizzazione che è soltanto di pochi, relativamente pochi stati, e quindi è diseguale. E quindi, appunto, l'obiettivo di un mondo di immuni è un obiettivo, come dire, a venire. Ora, questo libro, come io l'ho letto, non solleva le questioni, cioè cambia un po' tono e registro rispetto a come era stato impostato da molti, ma no, non dei presenti, da molti nel nostro paese, la questione della immunità. Era stata impostata in termini molto più banali, cioè tu come ti permetti di obbligarmi a vaccinarmi? Ecco. Cioè di resistenza al diritto sovrano dello Stato di imporre la vaccinazione. Resistenza che io ho sempre trovato molto strana da concepire quando tutte le persone della nostra età sono state obbligatoriamente vaccinate e quindi abbiamo sempre riconosciuto allo Stato questo potere sovrano che evidentemente lo Stato stesso oggi non riconosce più a se stesso perché non è riuscito a porre in essere un obbligo vaccinale generalizzato se non verso alcune categorie, comportandosi in modo abbastanza subdolo attraverso un meccanismo di rendere la vita pensato per rendere la vita impossibile ai non vaccinati senza che ci fosse l'obbligo. Ma insomma, su questo tipo di questioni Roberto interviene solo marginalmente, spostando la questione della vaccinazione come una questione di appunto modo di abitare la modernità. E direi che non è una scelta sbagliata, cioè è una scelta che alzando il tiro non entra nelle polemiche, perché se vogliamo entrare nelle polemiche allora bisogna entrarci fino in fondo e contestare non tanto l'obbligo della vaccinazione, lo pseudo obbligo della vaccinazione, ma anche le modalità empiriche concrete, l'opportunità, ecco. Non soltanto il diritto, le modalità empiriche attraverso le quali si è poi evoluto e la quantità di mezze verità che sono state dette, mezze bugie che sono state dette, i fallimenti organizzativi, eccetera, eccetera, eccetera. Ma questi sono appunto discorsi di contingenza, molto importanti, ma di contingenza. Qui ci si muove su un altro livello, un altro piano teorico. Penso che questo libro abbia dimostrato una continuità del pensiero di Roberto, una continuità che si sviluppa e che abbia anche dimostrato che esiste una... Ecco, al di là delle differenze che giustamente ciascuno di noi vuole porre in essere nella propria riflessione rispetto ad altre riflessioni, esiste un milieu comune che è questo sostanzialmente. Viviamo, anche se può anche non piacerci, ma insomma, viviamo in un'epoca di fluidità categoriale, che è una fluidità empirica, cioè... abbiamo scoperto questa volta, prima sui libri e poi a nostre spese, appunto questa la facilità con cui si passa da una condizione a un'altra. E dunque la indistinzione di principio. Questo è
l'ultimo esito del pensiero negativo, cioè la indistinzione di principio, il fatto che la contraddizione non produce necessariamente il proprio superamento, ma permane e, come dire, indebolisce le differenze. Ma questo indebolimento è tutt'altro che un alleviamento. Ecco. Qui non stiamo facendo l'apologia di nessun pensiero debole. È tutt'altro che un alleviamento, anzi è un continuo dimostrare la vanità della pretesa di forma. Un continuo dimostrare la infondatezza di ogni fondamento e dunque un continuo richiamarci all'unica esigenza che dal testo di Roberto emerge ogni tanto abbastanza chiaramente, cioè la strategia non può essere altro che quella del freno, non quella del superamento. E questo è il motivo di fondo che voglio dire a Preterossi, per cui io non voglio parlare di eccezione per quello che è successo, perché l'eccezione non è un superamento, ma è un processo di trasformazione, cioè è un atto sostanzialmente di creazione. Ecco. Ed è molto più nella testa di Carl Schmitt che nella realtà. È un'ipotesi logica estrema. Il ragionamento è stato, siccome la forma è nichilistica, la forma politica moderna è nichilistica, ci deve essere un punto zero in cui il nulla si manifesta. E questo punto zero è l'eccezione ed è l'origine. Bene. Rientra in una deduzione logica, ma di punti zero esplosivi, di fatto, non se ne vedono. Si vedono molte emergenze che sfilacciano la forma, ne mostrano tutta la miseria, ne mostrano tutta la inconsistenza. Ecco, proprio la battuta finale, Preterossi, per distruggere lo Stato di diritto non c'è bisogno delle eccezioni, basta un'emergenza prolungata. Non c'è bisogno di nobilitare col nome di eccezione il lento disfarsi della nostra democrazia, che abbiamo visto all'opera, lento, più o meno doloroso, a seconda delle sensibilità. Abbiamo visto all'opera nel fatto che uno Stato non ha il coraggio di comandare, ma ha tuttavia... Pensiamo a Hobbes che distingueva fra comando e consiglio. Ecco, pensiamo se questa distinzione esiste ancora. No, è stata una serie di consigli, come dire, ai quali non si poteva dire di no, per citare un film famoso. Ecco, gli stati di solito non si comportano così. Abbiamo sempre pensato che la legge fosse una lama affilata e lucida e chiara. E invece no, siamo stati governati da consigli a cui non si poteva dire di no. Questa è una bella trasformazione, come adesso stiamo facendo, e su questo chiudo, Roberto non ne parla perché non poteva essere tanto profeta, ma insomma stiamo facendo una guerra senza nemmeno passare per il Parlamento di fatto, senza proclamarla, senza dichiararla, senza combatterla, eppure combattendola e pagando presumibilmente dei prezzi per questo. Dunque, altro che inter pacem et bellum nihil medium. Siamo in mezzo, siamo in una zona grigia, che da cui non ci tira fuori. Ecco, al momento possiamo fungere da piccole nottole di Atena che dipingono grigio su grigio, ma venirne fuori da questo grigiore al momento non ci è dato. Io devo ringraziare non solo l'istituto che ha voluto che prendessi parte a questa presentazione, dunque Preterossi, ma voglio ringraziare Roberto per aver scritto questo libro, perché è davvero suscitatore di riflessioni, come lo voglio ringraziare perché avrà suscitato anche le riflessioni ben più radicali delle mie di Cacciari, che mi aspetto di ascoltare a breve. Vi ringrazio.
Grazie per ricordarmi. Ti ho con una battuta che è anche una cosa su cui credo valga la pena interrogarci. Cioè, io mi interrogo su questo. Siamo sicuri che non siamo in una fase creativa a nostra insaputa? Questo è il punto. Però vabbè. Massimo Caccia. Carlo ha riassunto molto bene il libro di Roberto, quindi io vorrei andare direttamente ad alcune questioni in un modo molto elementare, sottolineando che è un libro bello, importante, ci sono delle pagine, anch'io condivido quelle pagine dedicate poi alla medicina politica davvero, davvero degne di un Foucault. Quindi è un libro veramente importante che certamente recupera, riassume e integra, integrando insieme i due contributi storici, diciamo, quello sull'immunità e quello sulla comunità. Mi sembrava già evidente da quei libri che Esposito non intende alcuna separazione, per questo non sono separabili i due termini, chiaramente. Come non è separabile forma e decisione, da che cosa ti decidi se non da uno Stato? Ogni decisione presuppone una forma ed è decisione soltanto nella misura in cui è costituente, quella è la decisione che rompe e basta. Quindi è il processo che conta, è la dinamica che conta, no? Scutavamo prima nel seminario, no? Cioè, gli eventi, sì, c'è l'evento, ma l'evento, fin tanto che non è ordinato e non diventa un caso, che cos'è? È la passante di Baudelaire, l'evento. Può colpire l'evento, può essere meraviglioso, straordinario, tremendo l'evento, ma l'evento non è dicibile, è solo quando diventa caso è dicibile, quando lo ordina e diventa un caso. Quindi si tratta, ma e lo stesso vale ovviamente per immunità e comunità. Tuttavia, nella nostra cultura, nel nostro pensiero, vi è questa tendenza all'immunità, una tendenza potente. È una tendenza potente che potremmo dire anche, per renderla più chiara in questi termini, no? È una tendenza a un agire e noi vorremmo agire senza patire. Noi vorremmo che la nostra azione fosse immune da influenze, fosse incondizionata. Cos'è l'idea di incondizionatezza? No? L'idea di causa suprema, della causa spinoziana. La causa è incondizionata, cioè non subisce, è immune da ogni condizionamento. E c'è poco da fare. Noi questa idea ce l'abbiamo. E là soprattutto il potere vorrebbe essere incondizionato, no? Il potere tende all'incondizionatezza. E tuttavia è impossibile l'incondizionatezza, no? Perché il potere più pretende immunità, più deve difendersi, più è condizionato dalle necessità della difesa, più è condizionato dalla necessità di ostacolare, di impedire ogni attacco. E tuttavia questa idea, no, di un agire senza patire, in fondo vive nella mitologia dell'idea di una mente che è talmente forte, talmente autonoma, l'autonomia si lega strettamente a quella di incondizionatezza e di immunità, talmente autonoma da poter non subire gli assalti dei corpi che gli sono o che pretende gli siano ontologicamente strani, no? Sono idee ampiamente circolanti, le possiamo ritrovare in tutta la metafisica, in tutta una certa metafisica europea. Il potere vuole assicurarsi. E vuole assicurarsi come? Essenzialmente assicurando, certo. Il potere pensa di essere tanto più sicuro quanto più assicura i suoi sudditi, i suoi soggetti, i suoi cittadini, chiamateli come volete, no?
è tanto più sicuro quanto più riesce ad assicurare. Tuttavia, non solo assicurando, il potere può anche assicurare in forme paradossali, il potere può anche assicurare incitando alla innovazione, incitando all'impresa. Il potere assicura anche in quello. Il potere non si fonda soltanto sull'assicurazione dei propri cittadini, secondo uno schema, come dire, grosso modo ossiano, no? Io ti assicuro. E tu devi stare quieto nella tua assicurazione, in quello che ti assicuro, ma può assicurare anche spingendo grandi imprese, educando grandi imprese, costringendo grandi imprese, e i cittadini sentirsi in quella situazione sicuri del loro potere del potere e sul potere che li governa. C'è una violenza dell'assicurazione che può andare in entrambe le direzioni. A un certo punto si cita il pensiero negativo, Nietzsche, eccetera. Il pensiero negativo è anche pensiero negativo in quanto pensa a una rivolta contro questi meccanismi immunitari assicurativi, però. In Nietzsche, la volontà di potenza in Nietzsche non è una volontà di potenza che assicura, non è rivolta a un potere che si assicura e che assicura, ma esattamente all'opposto. Apre su un oltre che è indefinibile, indeterminabile. La volontà di potenza è potere procedere oltre. E poter procedere oltre in contraddizione con tutti i valori etici, politici, eccetera, che la tradizione ci consegna. Questo è il pensiero negativo. Quindi qui ci troviamo di fronte a qualcosa che non può essere, secondo me, assegnato alla dimensione del fondamento e quindi dell'assicurazione al fondamento che è proprio appunto dalla tradizione metafisica. È qui che Nietzsche fa saltare questa tradizione. E a mio avviso quindi l'interpretazione hegeliana di Nietzsche non è sostenibile. L'interpretazione hegeliana di Nietzsche come compimento della metafisica nella metafisica non è sostenibile da questo punto di vista. Cioè nella nostra tradizione vi sono anche paradigmi che contraddicono, nel pensiero europeo occidentale, ci sono anche paradigmi che contraddicono questo sistema, questo dispositivo immunitario. Ma devo dire anche qui, non voglio discutere assolutamente gli aspetti che rispetto ai problemi finora sollevati dal libro sono del tutto contingenti, cioè la posizione nei confronti di alcune anche rivelatrici, per carità, disposizioni, atti dei governi occidentali, dei governi democratici in questa pandemia. Sono certamente anche rivelatori, ma discuterli obbligherebbe poi ad andare, appunto, come accennava anche Galli prima, a discutere le diverse pratiche poi, no? Tattiche anche. Perché su quello poi c'è stata la differenza sostanziale anche di prese di posizione. Invece il problema che a me sta più a cuore è proprio quello sulla impossibilità della democrazia. Tema che credo centrale, insomma, ed è in questo quadro che vanno inserite anche tutte le questioni riguardanti le politiche a proposito della pandemia, eccetera, eccetera. Qui il libro è centrale, cioè voglio dire il problema, magari in termini diversi da come l'ha detto Roberto, ma credo abbastanza consono. Se vogliamo creare una comunità, questa non può essere immune. Per ragioni logiche.
Una comunità non può essere immune, perché una comunità implica la relazione, implica il rapporto con chi io non sono, implica la disposizione al contagio, implica la disposizione al contaminarsi. Il comune implica questo. Non c'è nessun comune cum sinon che sia sicuro. Il comune si dice con un termine fin dall'inizio della nostra civiltà, si dice polemos. Xinon e polemos. Polemos non è la guerra, ma è la relazione pericolosa, è la relazione arrischiata, è l'armonia che indica la stessa radice di arma. Non possiamo dimenticare tutto questo. O è così, oppure noi diciamo che appunto siamo in una situazione in cui il nostro linguaggio, la nostra civiltà, le nostre idee non contano più nulla. Cioè dovremmo cambiare linguaggio. Linguaggio. Dovremmo cominciare a parlare un'altra lingua, inventarci un esperanto, perché i linguaggi europei dicono questo che sto dicendo, i linguaggi. Il pensiero immanente dei linguaggi dice questo. Non ci può essere comune sicuro, sed cura, perché il comune implica la cura reciproca, non la sed cura, cioè l'assenza di cura. Quindi l'idea di una comunità immune è una contraddizione in termini, pura e semplice. È un impossibile. Un impossibile. Non lo dico in termini negativi o critici, dico che è l'impossibile. Dico che è l'impossibilità della democrazia che abbiamo avuto in testa. E aggiungo, e chiudo veramente, perché qui si aprirebbe un discorso infinito, è l'impossibile, certo, è l'impossibile, è l'irrealizzabile, è l'impossibile, certo. Perché? Perché secondo voi la nostra vita è fatta soltanto di scopi uno dietro l'altro, ben calcolabili, ben progettabili, perseguibili, definibili, determinabili? Perché così siamo fatti? Perché questo è il nostro esserci? Cioè l'essenza del nostro esserci è questa? No. Se noi pensiamo che sia questa, e pensiamo appunto che in questa situazione si possa cessare di pensare alla comunità sicura, cioè impossibile, cioè si possa pensare di cessare all'impossibile, e saremo travolti dall'eccezione, che nessun dispositivo può rendere impossibile, perché l'impossibile non può essere reso impossibile. Non può essere reso impossibile. Il possibile che calcoliamo, il possibile che determiniamo è questo qui, è questa cosa qui, sono questi apparati qui, è questa istituzione. Ma ogni istituzione è arrischiata, è a rischio. Ogni istituzione sporge oltre di sé. Questo è il punto. Avere un comune sicuro è impossibile, ma questo non va detto nel senso semplicemente negativo dell'espressione, come fosse appunto, e quindi lasciamolo perdere. No, non lasciamolo perdere affatto. Questo impossibile va costantemente perseguito. Va costantemente perseguito. Un comune è molti, un comune è polemos, un comune è conflitto. Perché nel polemo c'è conflitto e c'è questo conflitto. Ma questo conflitto non può essere neutralizzato. Non può essere assicurato e neutralizzato questo conflitto. È utopistico pensare che il conflitto venga neutralizzato. Ma avete visto come è stato neutralizzato il conflitto? Ma vi sembra che siamo in una situazione di conflitto neutralizzato? Ma vi sembra che siamo riusciti a neutralizzare il conflitto? Hanno operato in quel senso di neutralizzare il conflitto, continuano ad operare in quel senso, ma gli esplode da tutte le parti necessariamente.
Ma perché? Perché il conflitto annulli la sicurezza? No, perché si continua a perseguire. Nel nostro esserci politico si continua a perseguire quell'impossibile che è un comune sicuro, una comunità sicura. Una comunità sicura nel suo essere comunità. La democrazia, questa sfida, finora l'ha perduta, la sta perdendo questa sfida, ma questa sfida, se ci pensate bene, era all'inizio di questa democrazia che sostanzialmente nasce con la fine della Seconda Guerra Mondiale. Perché poi di cosa parliamo? Quando mai c'è stata questa idea in precedenza? Con la fine della Seconda Guerra nasce questa idea, e questa idea è l'idea regolativa, se guardiamo bene. Noi vogliamo non una comunità, ma una comunità sappiamo che non può essere sicura, immune, una comunità sappiamo che comporta il conflitto, ma facciamo in modo che il conflitto appunto non distrugga la comunità, facciamo in modo che la comunità possa nel suo conflitto essere sicura. Questo impossibile è stata l'idea che ha fatto anche in qualche modo progredire la nostra democrazia. Vogliamo giocarcela ora? Vogliamo giocarcela schiacciandoci su sicurezza e immunità? No, la sfida del libro di Roberto è no, non schiacciamoci su sicurezza e immunità, vediamo di nuovo di poter affrontare il problema, vediamo di nuovo di poter vedere sicurezza e immunità coniugate con comunità. Io credo che questa sia la sfida, sono convinto che questa sia la sfida da perseguire, ma nella consapevolezza che davvero siamo ad una stretta, perché abbiamo un conflitto dissolutivo e abbiamo la rincorsa affannosa ad una sicurezza che assume sempre più i volti autoritari. Come diceva prima Carlo Galli, come facciamo a non vederlo? Sulla pandemia era uno scherzo rispetto al meccanismo autoritario con cui appunto decidono che l'Italia entra in guerra. Ma scherziamo? Qui veramente il rischio sta, questo rischio, non quello della comunità, implicito nella comunità, sta crescendo vertiginosamente. E quindi la discussione sul libro come quello di Roberto davvero ci mette in gioco e ci obbliga ad una discussione anche, credo, poi vedremo come, quando, ma anche credo di grande valore, di grande attualità pratico-politica. Grazie a Massimo Acciaio per questo intenso attraversamento. La parola a Roberto adesso. Grazie innanzitutto, grazie all'Istituto Filosofico, a Nello, a Fiorinda, grazie agli amici carissimi che sono stati pezzi della mia biografia, Massimo, Carlo, c'è anche Aldo Schiavone che vedo lì, che ringrazio. Io vorrei, prima di interloquire o nell'interloquire con loro, dire qualche cosa appunto sulla fase in cui siamo, raccogliendo queste ultime parole di Massimo, ma già anche quelle di Carlo. Questa fase, in che momento siamo? Nessuno di noi poteva immaginare che la fine, speriamo sia davvero la fine della pandemia, coincidesse con lo scoppio di questa guerra. Già la pandemia, certo, aveva provocato un mutamento radicale nella nostra vita, lo sappiamo tutti, inutile ripeterlo, ma forse non ancora una svolta epocale che io definirei così, provo questa definizione, cioè il passaggio dal tempo delle crisi al tempo delle catastrofi. Poi spiego in che senso. Già la pandemia ci aveva appunto condotti alle soglie di questo nuovo orizzonte, già fuoriusciva dal sistema moderno delle crisi, crisi come crisi di governo, di aggiustamento, grandi crisi capitalistiche. Non era la pandemia
come la crisi economica del 2008, no? Perché non riguardava solamente il denaro e neanche solamente il potere, ma riguardava la vita, quindi era una crisi biopolitica. E quindi già la pandemia tendeva a oltrepassare il tempo delle crisi moderne, delle crisi classiche, di aggiustamento del sistema. E già si avvicinava a una crisi catastrofica. Crisi catastrofica è quella che non produce nuovo governo, ma che rivela elementi di ingovernabilità. E siamo entrati appunto in questo secondo tipo di crisi, crisi catastrofiche, con questa guerra, con questo conflitto in cui i valori contrapposti diventano indecidibili, indecidibili. La catastrofe diventa in qualche modo la forma del nostro tempo, sta diventando la forma del nostro tempo. Attenzione, catastrofe significa poi, non è un termine solamente negativo, Massimo ne ha parlato tante volte, significa un mutamento radicale di Stato. Quello che non torna più è la rappresentabilità del mondo come avveniva nel moderno, no? Lo diceva Carlo Galli. Collassa la possibilità di comprendere il nostro tempo, di dargli una forma, uno statuto. Non c'è più un criterio che ordina la realtà, no? Come era la logica delle crisi moderne, quello era un modo di ordinare la realtà, appunto attraverso crisi e riaggiustamenti. E questo non esiste più, è venuto meno. L'epoca della catastrofe esclude la dicibilità dell'ordine, no? Lo diceva Nello, Carlo, Massimo, viviamo in un tempo non più ordinabile. E dunque, come dire, in termini filosofico-politici, non abbiamo più di fronte l'ombra del Leviatano, ma quella di Behemoth, no? di una guerra civile mondiale. Perciò è difficile interpretare questa guerra, no? E c'è un contrasto radicale tra le interpretazioni. In fondo sono tutte giuste e sbagliate in qualche modo, perché è difficile trovare una soluzione, non solo, ma è difficile anche trovare un freno, no? Un catecon, penso al libro di Massimo, ma freno ne parlava anche Carlo. È difficile, diciamo, trovare un dispositivo che trattenga il male contenendolo, come era appunto l'immunizzazione. Quindi siamo dentro un quadro in cui anche la logica dell'immunizzazione, che in qualche modo è valsa a contrastare, a fronteggiare la crisi pandemica attraverso la figura del vaccino, che è la figura del catecon, no? Esattamente, anche con tutto il male che il catecon porta dentro di sé. E invece questo non è più possibile, cioè siamo quindi oltre al tema del libro, perché tutti i linguaggi vengono in qualche modo travolti, diciamo, da questo passaggio dalla crisi alla catastrofe. Nelle catastrofi e anche nelle crisi, tutti noi che cosa cerchiamo? Un punto di equilibrio. Massimo lo diceva prima, molto bene, sono d'accordo, cioè qualche cosa che ci faccia contenere l'impossibile, che in qualche modo gestisca qualcosa di impossibile attraverso una forma di mediazione. L'immunizzazione era questo, tentativo, cioè di gestire il male attraverso passaggi interni al male stesso, ma capaci di frenarlo, di arrestarlo, di contenerlo. E adesso invece noi ci troviamo in una fase in cui la catastrofe che incombe, beh, è una catastrofe potenzialmente apocalittica, lo sappiamo tutti quanti, no? Cioè la possibilità che qualcosa non contrasti semplicemente il tempo, ma metta fine al tempo. Questo è l'apocalisse.
qualcosa che metta fine al tempo storico. Naturalmente speriamo tutti di evitarlo, dobbiamo fare tutti gli sforzi di evitarlo, ma siamo di fronte a questa svolta, cioè non troviamo più un vaccino catecon per quello che sta accadendo in queste settimane. Questa è la differenza di fondo tra pandemia e guerra. Ecco, cioè mentre la pandemia è qualche cosa che per certi versi univa, ha unito il mondo nel dolore, ha unito il mondo nella sofferenza, ha unito il mondo anche nella ricerca del vaccino, della soluzione, con tutte le contraddizioni, i limiti, tantissimi che ci sono stati, no? Massimo ha ragione, anche Carlo. Ma invece la guerra crea una situazione che divide il mondo, cioè la guerra lascia la lacerazione. La lacerazione è una faglia terribile che passa oggi tra Europa e Asia, cioè dentro il mondo, quello che è stata la storia del mondo, e resta tale, non si può medicare questa lacerazione se le cose restano così come sono. La guerra divide senza rimedio, senza un catecon, a meno che non compaia un nuovo catecon. Quale può essere? La politica, tutti noi pensiamo alla politica, politica oggi sopraffatta da potenze militari, tecnologiche, economiche. Oggi sì, viviamo dentro il dominio della tecnologia, non c'è dubbio, la tecnologia accentua quelle contraddizioni interne alla democrazia, avviando la democrazia verso forme di spoliticizzazione. Quindi siamo in una fase di terribile crisi della politica e tuttavia l'unica possibilità che ci resta, l'unica immagine che in qualche modo non ci dà certo la possibilità di ricostruire un ordine. L'ordine non è più ricostruibile, l'ordine classico, l'ordine metafisico, ma di gestire il caos in qualche modo e quindi di mediare tra interessi contrastanti. Gli interessi contrastanti non si risolvono, ma da tanto tempo non esiste pace. Esiste possibile neutralizzazione, mediazione relativa, temporanea del conflitto. E questo non è qualcosa da buttare, diciamo, perché, come dire, il tempo stringe. E l'unica possibilità di fronteggiare questa situazione è appunto quella di cercare di contenerle appunto i fattori più esplosivi potenzialmente. Ecco, fatte queste brevi considerazioni sulla fase che in qualche modo articolo uniscono, ma anche distinguono pandemia e guerra, io cerco in questo libro di fare delle distinzioni. Anzi, a questo proposito, Nello in qualche modo mi sollecitava il discorso, io mi vado convincendo che radicale, in termini filosofici, è qualcosa di diverso da estremo. La radicalità è una cosa diversa dall'estremismo, mentre l'estremismo tende a, come dire, a strappare, andare verso gli estremi, e quindi a rompere l'articolazione, io credo che un pensiero radicale sia quello di pensare insieme i contrasti, no? Diceva prima Massimo, forma e decisione, comunità e immunità. Pensiero radicale, almeno io questo credo, è quello che cerca di articolare il diverso. Quindi tutto questo libro è stato un tentativo di articolare il diverso dentro il rapporto generale tra comunità e immunità. Quindi quando tu mi chiedi, dici intanto, noi stiamo dando ragione a Schmitt o anche a Hobbes in qualche modo, perché stiamo stirando, tendendo la situazione in modo tale da creare stati di eccezione, situazioni di conflitto o di esclusione. Sì, ma il nostro impegno deve andare nel senso opposto, diciamo. Lo stato di diritto attenuto, qui la risposta è molto difficile, per certi versi attenuto. Io nel libro faccio questa domanda, dico: tutte le istituzioni degli stati occidentali hanno mostrato un enorme numero di contraddizioni,
hanno fatto errori di comunicazione, di realizzazione, ma mi chiedo anche, pensiamo cosa sarebbe stata l'affrontamento della pandemia senza istituzioni. Quindi le istituzioni vanno, se possibile, radicalmente trasformate, ma vanno anche in qualche modo tenute. Carlo, l'avvitamento di Comunitas e Munitas è esattamente il tema del libro, il suo, diciamo, idolo polemico, ma anche il suo obiettivo, no? Perché si tratta di due elementi incorporati tra di loro che incorporano una doppia negatività, che è quella stessa della politica, è quella stessa della democrazia, che tiene dentro, diciamo, elementi di contrasto irriducibili. E quando appunto tu mi chiedi, dici anzi, viviamo in un'epoca di fluidità categoriale, di indistinzione. Sì, esattamente, perché i contrasti non producono soluzione, non producono mediazione dialettica, ma producono al massimo strategie di freno, di contenimento. E questo contenimento, questo freno, non può andare all'infinito, anche perché ogni immunizzazione produce conseguenze negative e anche autodissolutive. E dunque, da un lato, Comunitas e Munitas sono inseparabili, dall'altro però, in qualche modo, si contrastano reciprocamente. Una comunità immune è l'impossibile. Tu hai ragione, il titolo di questo libro racconta di un'impossibilità verso cui comunque è necessario tendere, muovere. È un impossibile perché appunto una comunità non può essere immune, evidentemente, non può esserci una comunità senza rischio, sicura, ma neanche una coppia innamorata costituisce, no? Anche quella costituisce un rischio per l'identità dei due. Non c'è relazione che non comporti contaminazione, contagio, contatto e dunque rischio. Quindi, appunto, una comunità sicura è l'impossibile stesso. Noi siamo dentro questo impossibile. La guerra accentua al punto più estremo questa situazione. Siamo nell'impossibile e nell'irrealizzabile, ma è l'unico mondo in cui siamo, è l'unico mondo in cui dobbiamo cercare di non essere travolti dalla contraddizione, di trattenerla. Questo tentativo è poco radicale, può apparire, ma insomma è l'unico modo in cui, diciamo, una filosofia politica, ma anche in generale una filosofia in questo momento può ragionare, una filosofia che voglia stare nella realtà. Quindi è un impossibile irrealizzabile, ma sempre perseguito. Il conflitto esplode comunque, nonostante tutti i tentativi di trattenerlo. Ma insomma, il senso di questa operazione, il senso delle cose che stiamo un po' tutti quanti dicendo, io in questi mesi sono stato vicino a molte delle cose che gli amici qui presenti hanno detto e credo di aver elaborato un contributo valido almeno per una discussione. Grazie. Grazie. Bene, senz'altro così direi che possiamo chiudere, anche perché vediamo un intenso seminario, direi una intensa discussione, per cui ora subito l'esposito. I ringraziamenti sono molti, innanzitutto a lui per aver scritto il libro e discusso con noi, e naturalmente agli amici, a Massimo Cacciari e a Carlo Galli per il loro contributo. Questo Galli ci vediamo fra un mesetto? È andato via. Ce n'è andato. No, perché c'è. Ad accendere il microfono. Guarda, c'è parte.
che ci sarà il seminario di Carlo Galli ai primi di giugno, Oh, ecco. Mi era stato tolto l'audio, non è che me l'ero squagliata. Certamente ci vedremo alla fine del mese e faremo il seminario sull'ideologia. Benissimo. Intanto saluto tantissimo gli amici Roberto e Massimo e Nello Preterossi e vi ringrazio ancora. Grazie. Grazie a te. Grazie a tutti voi. Ciao Massimo.